Sono due protocolli molto importanti che confermano l'impegno che da quest'estate abbiamo messo in campo in modo forte dopo la tragedia degli incendi del Vesuvio. Anche oltre le competenze della città metropolitana, abbiamo già messo in campo dei finanziamenti per i comuni coinvolti. Qui ci sono misure per le strade che portano verso il Vesuvio, per il dissesto idrogeologico, per la sicurezza, ma anche per il turismo sostenibile, quindi rilancio culturale, paesaggistico e turistico del Vesuvio. Un protagonismo importante della città metropolitana, insieme all'ente Parco Vesuvio, insieme ai carabinieri. L'articolazione della ex forestale dei Carabinieri, quindi un lavoro di squadra, fatti e non chiacchiere. I due protocolli che ha sottoscritto il sindaco oggi, uno riguarda quello che è il ripristino dei sentieri attraverso l'utilizzo dei nostri operai forestali, quindi anche all'interno della riserva dove noi oggi, fino ad oggi, non potevamo utilizzare o potevamo entrare. L'altro invece è il ripristino e la messa in sicurezza delle due strade di accesso al Vesuvio, una dal lato di Bosco e l'altra dal lato di Ercolano. Quindi abbiamo via Matrona che verrà ripreso la pavimentazione stradale, i muretti a secco e anche qualche piccolo intervento di ingegneria naturalistica e poi soprattutto sotto la direzione dell'Università, del Corpo Forestale, cioè dei Carabinieri Forestali, verranno fatte delle opere di imbrigliamento delle acque e il taglio degli alberi secondo quelle che sono le direttive date dall'Università. Uguale verrà fatto anche, ma in misura molto minore, sul versante di Ercolano, che presenta in alcuni punti le stesse problematiche, soprattutto dal quota 800 al Gran Cono e da quota 800 fino all'ex Seggiovia. Poi diciamo che questi due interventi, questi due protocolli, sono a chiusura di un percorso che abbiamo fatto con il Parco Nazionale e anche con la Regione Campania. Devo ringraziare per questo percorso e per questa grande collaborazione che abbiamo dato al Parco e alla Regione sia i dirigenti della città metropolitana e gli uffici della città metropolitana, l'ufficio tecnico, l'ufficio forestazione, il dottor De Angelis, l'ingegnere Celano e anche il Genio Civile di Napoli, la Regione Campania e l'autorità di bacino che con noi hanno fatto i sopralluoghi in tutti i comuni e su via Matrona e sulla strada da Ercolano abbiamo fatto degli interventi, diciamo dei sopralluoghi specifici per vedere le opere e con diciamo gli interventi da fare per poter ripristinare a più presto la viabilità e quindi la fruibilità e l'accessibilità al Gran Cono da parte dei turisti. Sono molto contento oggi di aver firmato questo accordo con la città metropolitana e con i carabinieri forestali per la riqualificazione di una parte importante del Parco Nazionale del Vesuvio, ovvero la porta d'accesso del lato dell'area boschese. E diamo secondo me un esempio importante di collaborazione tra le istituzioni, dove ognuno ci mette qualcosa con l'obiettivo di essere più efficace, più efficiente e restituire al Parco Nazionale una delle due porte d'accesso per il Gran Cono e quindi per cercare in tutti i modi di riaprire anche questa porta d'accesso per la prossima stagione estiva. Il parco principalmente finanzierà questi interventi e quindi ha impegnato delle risorse che sono a valere sul grande progetto Vesuvio, questo piano di rilancio che abbiamo varato dopo gli incendi di luglio e investiremo circa 1,5 milioni di euro su questa attività di riqualificazione della strada Matrone. Il ruolo del reparto Carabinieri Biodiversità quanto gestore della riserva Tirone Alto Vesuvio, noi non solo dall'immediato dopo incendio stiamo operando con la realizzazione di opere di ingegneria naturalistica. Questo serve per quantomeno ad abbassare il livello del rischio di dissesto idrogeologico, ma anche per una questione ambientale di ripresa vegetativa, tant'è vero che stiamo a tutt'oggi effettuando le operazioni di ricettatura.